La sanità trentina fa i conti con le nuove sospensioni di sanitari non vaccinati, con l'effetto di gravi difficoltà per i servizi ai cittadini. Andrea Selva. Anche il personale saltano i turni con i pazienti in dialisi trasferiti da un ospedale all'altro. Accade anche questo nella sanità trentina, dove alla difficoltà di assumere personale si aggiungono le ultime sospensioni dei sanitari Novax. A soffrire di più pronto soccorso, sale operatorie ed emodialisi. L'associazione Dializzati lancia l'allarme. Il presidente Dario Alessandrini. L'associazione è molto preoccupata perché questi pazienti, che sono dei pazienti abbastanza delicati, oltre che subire per necessità di sopravvivenza il ciclo dialitico, devono essere trasportati in altri ospedali e per noi questa è una situazione inaccettabile. Un problema che riguarda 200 pazienti in Trentino e il vicepresidente Romano De Gasperi rincara la dose. Pazienti molto molto fragili, hanno tante patologie, oltre più si aggiunge la emodialisi che dura 4-5 ore e per questi pazienti essere trasportati da ospedale a ospedale non va bene. Luca Fabbro è dirigente sindacale di Narsinap e lavora come infermiere in emodialisi a Trento. La situazione nei reparti è abbastanza tragica, abbiamo carenze di personale, specialmente nei centri periferici, ma anche a Trento, dove lavoro io da quasi 20 anni, quindi ho un po' di esperienza. E eravamo già sotto organico e adesso si sta aggravando ancora di più la situazione.